Ho deciso. Vi svelo i miei segreti. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi vi svelo tutti i miei segreti. Vi dirò chi mi aiuta a disegnare giorno dopo giorno e chi mi rende facile e leggero questo compito. Oggi vi parlo dei miei alleati nel disegno. Sì, perché ogni disegnatore ha una sua tecnica, un suo modo di disegnare, ma ci sono degli strumenti, molto spesso poverissimi, molto spesso fighissimi, che aiutano invece il disegnatore ad accelerare, a non perdere tempo, ad avere modo e maniera di creare gli effetti che desidera. Passiamo subito alla mia elencazione. Oggi credo che un paio di dritte ve le do sicuro. Innanzitutto l'elemento fondamentale, la matita. Abbiate sempre nel vostro corredo una matita 2B. In generale tutta la gamma B, quindi le matite pari della gamma B, sono le più idonee a compiere tutti i toni cromatici che è possibile fare col bianco e nero. Quindi dalla 2 alla 10 sono le matite preferite dai disegnatori. Le essenziali, la 2, la 4 e la 8, che ci siano sempre nei vostri astucci. Dopo la matita viene la seconda ovvietà, la gomma. La gomma di plastica è naturalmente la gomma pane. La gomma di plastica serve per togliere i segni netti, quelli che avete inciso. Mi raccomando, quando disegnate non calcate mai sul foglio, andate a sovrapposizione di linee tratteggiate in maniera tale che poi una gomma, specie se è come questa, come vedete ha una forma di un piccolo mouse, quindi ha la punta, e invece una parte tondeggiante in coda vi aiuterà a togliere sia i particolari che le parti grandi. Uscite dal preconcetto secondo cui chi disegna non deve usare una gomma. È una cialtroneria incredibile. Un'altra gomma che serve tantissimo è la gomma pane. La gomma pane non serve per cancellare gli errori, come molti invece fanno. La gomma pane deve essere manipolata tra le mani e usata tamponandola per dare variazioni tonali ai vari grigi che compongono il vostro disegno. Questa è un ottimo alleato per le sfumature. Molto spesso voi mi dite, Ombretta, come faccio a uscire il bianco assoluto una volta che ho coperto se devo correggere? Due sono gli alleati fondamentali. Uno a basso costo. La matita di gomma è una matita con lamina in gomma. Questa passandola riesce a tirare via la grafite e quindi far uscire dei sottili fili di bianco. Un bianco che però non raggiungerà mai la tonalizzazione del bianco assoluto, che ci permette di avere questa. Cos'è questa meraviglia? La gomma elettrica. La gomma elettrica col suo gommino roteante permette di, usandola proprio come una matita, fare uscire proprio i bianchi assoluti e con un passaggio leggero di tirare fuori anche quelle lumeggiature, che ne so, per esempio per i capelli, per qualche peletto che vogliamo fare bianco bianco. Questa è un ottimo alleato, figuratevi che la usano pure per la pittura da aerografo, insomma anche per pitture molto più consistenti che non sia il disegno. Unica accortezza, non tergiversate troppo sul foglio con la matita azionata perché lo abrade se siete troppo pesanti, diciamo così. Ce ne sono di varie marche, la mia è della Derwent, me l'ha regalata mio marito rendendomi felice. Sono tre i regali che mi ha fatto mio marito in questo elenco dei miei alleati nel disegno, e adesso ve li faccio vedere perché sono poi la cosa più interessante, quelli che sono effettivamente gli alleati migliori. Questa, la gomma elettrica, vi potrà aiutare. In realtà io non sono molto d'accordo nell'usarla nel disegno, nel senso, se state imparando non usatela, ma se siete già bravi per accorciare i tempi, perché no? Gli escamotage, le scorciatoie, non si devono usare quando si sta imparando, si possono usare quando è diventato già un lavoro, avete dei problemi di tempo, delle scadenze, e quindi ecco, in aggiunta al nostro bagaglio di sapienza, arrivare degli strumenti che ci possano agevolare nell'esperire i nostri compiti. Altro aggeggio che si può anche non avere, ma che se si ha, vi giuro,
vi accelera il lavoro di un sacco di tempo è il tempera matite elettrico. Voi infilate la matita e lui ve la tempera in 4 secondi netti a punta, una punta perfetta. Si rompono molto meno. Messo sul tavolo a portata di mano abbrevierà veramente di tanto tutte quelle soste per temperare come vogliamo le nostre matite. Va sia a batterie che con l'alimentatore, io ce l'ho sulla scrivania, però attenti, attenti perché nel foro grosso le dita dei bambini ci vanno e questo taglia, quindi mettetelo fuori dalla portata dei bambini, in un punto del tavolo dove non possano mai arrivare, anche perché è un'attrattiva pazzesca per i bambini, appena sentono il rumore loro tu, c'è Poggio che ogni volta che lo vede, ah temperino, e io già vedo le dita a questo livello, quindi è un alleato per chi disegna, accelera moltissimo l'operazione, però state attenti perché è un aggeggio elettrico molto pericoloso per i bimbi. Altro aggeggio, e qui vi si aprirà un mondo, ne sono sicura, è la matita portamine. La portamine grande, non la portamine piccola, vedete quanto è grande questa mina? Allora, la matita portamine per i disegnatori è comoda perché, per esempio, quando io viaggio mi porto delle mine di diversa durezza e ho una gamma di matite con una matita sola e qualche mina nell'astuccio. E fin qui è un utilizzo normale della matita portamine, molto comoda. Ma la matita portamine è molto interessante perché tagliando un pezzettino di gomma, una strisciolina di gomma, e inserendola come fosse una mina, voi avete la matita gommata. Quando per esempio avete la sventura di comprare un lotto di matite che si rompono in continuazione, una volta comprai delle buonissime matite che mi caddero per terra e le mine si frantumarono tutte, ogni temperata uscivano un 2 cm di mina ed era un peccato, e io così cominciai ad utilizzarla. Prendevo i 2 cm di mina rotti, li inserivo qua e utilizzavo quella mina fino alla fine, in maniera da avere un enorme risparmio anche per i bimbi. Quando rompono i colori, matita portamine, e si va tranquillamente a non buttare quello che è un pezzo di mina, che sappiamo bene nell'anno quanto poi ci costano le matite. Per temperarle ci sono o i temperamatite da mina che sono piccolissimi, oppure basterà inclinare la mina leggermente sulla lama del temperamatite e potrete temperarla, o anche col tagliabalza a sfrangiare la mina stessa. Questo, tra tutti i suggerimenti che vi sto dando oggi, penso che sia il suggerimento più valido in assoluto, perché chi disegna sa quanto si arrabbia quando la matita si rompe in continuazione, chi disegna sa quanto costano le matite e come facilmente si consumino. Con questo escamotage potrete tranquillamente sostituire le vostre mine, vi si rompe un pezzettino così, e che importa? Io lo inserisco e lo continuo ad usare fino quasi alla fine. Quindi basta sprechi, l'importante è che sia questa aggancio e non quella sottilissima di 2 mm. Ok, quella che si apre così, ora casomai vi metto da qualche parte un particolare dell'apertura di questa mina. Altra cosa, specialmente quando viaggio, che a me è tornata molto utile, è un righello. Voi sapete che io spesso vi dico di portare un righello, o per fare delle griglie, o per centrare un disegno, un righello può sempre servire. Però questo è un righello molto particolare. E poi ritorna in forma come voglio io. È in silicone ed è uno di quegli strumenti che io porto in valigia, che uso per picchiare mio marito. Scherzo, è che mi è venuto di un comodo, ma di un comodo, non l'avrei inserito in questa recensione, ma siccome io non lo conoscevo e da quando lo conosco me lo porto sempre dietro, io lo uso addirittura come, lo metto nell'album, tipo ferma libro nell'album, me lo porto con me in giro, e quando mi serve un righello, tappete, è subito pronto. Io non vi sto a parlare del prodotto, ma vi sto a parlare dell'idea che ci sta dietro a un prodotto, che poi sia di una marca piuttosto che di un'altra, poco importa. L'importante è sapere che queste cose per chi disegna e chi fa arte sono veramente, veramente utili, specie la matita a gancio. E se avete avuto la pazienza di seguirmi fino a questo momento,
per due di voi, per testarne proprio la praticità, ci sono due righe di queste che si chiamano Twins Flex, a rotola e fletti in pratica, e ve le spedirò tramite posta e vedrete che al loro arrivo saranno perfette. Come fare? Lasciare un commento qua sotto al video, la data di scadenza entro cui lasciare il commento ve la metto come sempre qua, seguire il regolamento che trovate qui sotto nel box informazioni, essere iscritti ai miei due canali di cui vi linko qui il link dell'altro, e dopodiché potrete ricevere anche voi in omaggio una di queste righe morbidose e utilissime. Bene, se questo video vi è piaciuto mi raccomando un bel pollice in su, condividete e lasciate tanti commenti, seguitemi sempre su Facebook e anche su Instagram, io vi aspetto numerosi. Noi ci rivediamo al prossimo video, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, in bocca al lupo! Il prossimo giveaway!